Sarà per il lago dalle acque cristalline, per le eccellenze gastronomiche dal gusto incomparabile o forse per la storia antica che circonda i luoghi. Qualsiasi sia il motivo, sono sempre più numerose le coppie di futuri sposi italiane ma soprattutto straniere che decidono di organizzare le loro nozze sulle sponde del lago di Garda, in un mix perfetto di bellezze naturali, allegria e calore tutto italiano. I primi a fare notizia e pionieri del fenomeno sono stati ai tempi David e Victoria Beckham, seguiti poi da celebrità del calibro di George Clooney, Justin Timberlake e Jessica Biel, fino alla più recente Irina Shayk, superstar internazionali accomunate dalla scelta di pronunciare il fatidico sì in suolo italiano, dando vita a una tendenza negli anni sempre più crescente. Il wedding tourism o destination wedding, più comunemente turismo in bianco, come lo traducono gli operatori nostrani del settore, non è oggi un semplice vezzo per VIP, ma un fiorente mercato che coinvolge sempre più stranieri attratti dal desiderio di organizzare un matrimonio da favola nei proverbiali paesaggi della nostra penisola. E se fino a ieri la scelta della location ricadeva soprattutto sugli splendidi scenari toscani, oggi sono i laghi del nord, come quello di Garda, a richiamare plotoni di promessi sposi, grazie alla combinazione di impeccabili servizi e location da favola, come quelle selezionate da Garda Special Wedding. Le eccellenze del territorio sono innanzitutto le location, che sono la prima scelta degli sposi, e Garda Special Wedding ne ha per tutti i gusti. Abbiamo location uniche e esclusive come il Vittoriale degli Italiani, l'Isola del Garda, fino a ville storiche, hotel di lusso, ristoranti, agriturismi. In pole position c'è il lago, che sia vista lago o sull'acqua è la cornice per eccellenza più richiesta per il fatidico sì. I pre e post nozze sono i servizi più richiesti, dall'addio al nubilato e celibato in barca, alle dichiarazioni d'amore e ai percorsi enogastronomici che solitamente organizziamo per le coppie e gli invitati il giorno dopo l'evento. L'idea di Garda Special Wedding è nata da una telefonata. 2 anni fa mi ha contattato una wedding planner russa chiedendomi un truccatore di Sirmione, avendo io un'agenzia che fornisce i servizi per lo spettacolo. E successivamente mi ha ricontattato per chiedermi un fotografo, un videomaker e un fiorista, però su altre città del lago. È lì che ho capito che mancava una figura professionale che raggruppasse tutte le eccellenze del territorio inerenti all'organizzazione del matrimonio. La maggior parte delle richieste per sposarsi sul lago di Garda provengono dal Regno Unito, dall'Irlanda, dall'Australia, dalla Germania, perché è un luogo conosciuto e amato dai tedeschi sin da quando erano bambini e magari tornano perché si sono innamorati qui in vacanza e vengono a coronare il loro sogno d'amore. Sempre più richieste ci arrivano anche dalla Russia e anche dall'Arabia Saudita. La richiesta più particolare è quando vogliono che il cane porti le fedi all'altare e noi offriamo un servizio a 360 gradi per il cagnolino, perché c'è la nostra dog sitter che, premunita di pettorina con telecamera, può riprendere le scene del matrimonio dal punto di vista del cane, ed è sicuramente una cosa diversa e divertente.